Salve a tutti amici del team HCS. Oggi installazione di monitor su Nissan Qashqai. Aveva di serie questo qui, quindi comunque con una visuale delle videocamere, per esempio parcheggio, native, con delle funzioni multimediali ovviamente limitate. Abbiamo sostituito con un monitor a sistema Android, con display touchscreen, Full HD multitouch capacitivo, con tutte le funzioni connesse online, quali navigazione per Maps oppure CarPlay e Android Auto, più quelle offline, quindi navigatore con le mappe offline, e tutti i servizi multimediali di lettura e gestione anche di USB. Ve lo mostro subito. Eccoci qui amici. Allora, display Full HD, multitouch capacitivo, che cosa possiamo fare? Abbiamo come sempre la visualizzazione dei contenuti multimediali online, in diretta, per esempio in questo caso la televisione, ma qualsiasi sito web in realtà, perché col sistema operativo di Android 12 abbiamo l'accesso completo ai vari servizi di Google, in questo caso servizi di Google che comprendono ovviamente poi anche il Play Store e anche YouTube. Abbiamo la possibilità di andare in offline eventualmente ad esplorare quelle che sono le periferiche USB, quindi sia audio che video. Poi riusciamo a controllare tutte le informazioni ed impostazioni del veicolo di serie, quindi banalmente dico una informazione di apertura sportello piuttosto che un recupero telecamere che parcheggio, che in questo caso avevamo il sistema 360 gradi. Poi ancora riesco a gestire la parte di navigazione sempre in offline con le mappe Europa preinstallate e l'antenna GPS dedicata, oppure riesco ad andare a usufruire della navigazione online, magari con Google Maps o magari con mappe di Apple, tramite il collegamento al cellulare, quindi CarPlay o Android Auto. Quindi entriamo sul CarPlay, in questo caso quindi connessi con un iPhone, abbiamo il wireless come collegamento, quindi lui ci va senza fili quando entriamo in macchina, subito a farci vedere quelle che sono le applicazioni inerenti alla guida, logicamente, quindi la musica, la messaggistica, le mappe e le chiamate. Abbiamo il sistema di notifiche che, grazie a Siri o all'assistente Google nel caso di Android, comunque ci va a far interagire anche con i messaggi, per esempio in entrata o in uscita, tramite un banner, e poi col comando vocale riusciamo a gestire tutto il resto. Comando vocale che possiamo eventualmente anche attivare e richiamare per far partire qualche audio, quindi la musica in questo caso. Come sempre abbiamo il controllo, logicamente, anche dei comandi al volante. Prodotto super veloce, perché poi alla fine mi piace far trasmettere in qualche modo, far passare quella che è la qualità, oltre che del display, che è veramente spettacolare, ma della rapidità, perché qui abbiamo un processore, magari non voglio perdermi in tecnicismi, ma un Qualcomm, quindi un octa-core che ci gestisce benissimo tutto il sistema, è accoppiato con, in questo caso, memoria da 64 giga, quindi riesce a far girare in maniera eccellente, insomma senza lag, senza problemi, tutto il sistema di Android in questo caso.